Buonasera, oggi parleremo dello speed booster, cioè questo raccordo speciale con un gruppo di lenti che consente di aumentare il campo inquadrato. Siccome i due sistemi delle vecchie reflex analogiche e quelle digitale APS-APS-C hanno formati differenti, questo raccordo consente di poter avere un angolo maggiore. Questo gruppo ottico ha la possibilità di andare in avanti e indietro a fine di poter regolare il fuoco. Questo per consentire che si possa utilizzare su tutte le fotocamere, anche quelle con gravi problemi di front focus. Per poterlo avvitare o svitare, potremo far ricorso a questa ghiera con un compasso. Oppure semplicemente con due dita andandola a prendere qui. Come potete vedere, io in questo momento lo sto ruotando. Allora, per prima cosa inseriremo lo speed booster sulla fotocamera. Montiamo l'obiettivo, in questo caso un Nikon. Andiamo a inquadrare e vediamo quanto mette a fuoco. Questo funziona, la messa a fuoco è 5 metri. Vogliamo portarlo verso l'infinito? Semplice, basterà svitarlo così. Adesso si trova a circa 10 metri. Pertanto, se noi lo svitiamo, portiamo il fuoco verso l'infinito. Se lo avvitiamo, portiamo il fuoco a distanze minori. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata.